Buongiorno cari ragazzuoli, oggi giornata un po' pseudo-autunnale, ma ci avvicineremo tra presto all'estate. E intanto ho deciso di non andare a tagliarmi il pelo perché fa ancora un po' freddo e quindi me lo terrò. E oggi vi abbiamo scelto due canzoni così riflessive, il Led Zeppelin All My Love e Captain Joy con I'm Dreaming, selezionata da Edoardo Buso, una canzone a cui tiene tanto perché gli ricorda tempi passati. E che è una canzone che non è molto gettonata, per dire la verità, sulle radio che trasmettono musica Remember 90-2000. E poi oggi parliamo dei fratelli Mongolfier, perché Zosina ha fatto il suo primo viaggio in mongolfiera, e i fratelli Joseph e Michael Mongolfier, Jacques e Etienne Mongolfier, nacquero in un paesotto a sud di Lione, erano francesi, e inventarono il primo aerostato. I due fratelli erano diversi, il primo era Joseph, che era un po' sognatore, geniale, ma sognatore e poco pratico negli affari e nelle faccende personali, e fuggì diverse volte da scuola e non finì i corsi scolastici, ma studiò da autodidatta perché non sopportava la rigidità della scuola. Invece Jacques Etienne era più aveva un carattere più regolare ed orientato agli affari di Joseph. E poi lui prese in mano l'azienda di famiglia. L'azienda di famiglia produceva carta, ed è da degli esperimenti con della carta che Joseph, nel novembre 1782, quando viveva ad Avignone, una sera davanti a un fuoco, mentre rifletteva su una questione militare di attualità, un attacco alla fortezza di Gibilterra che si era dimostrata imprendibile sia da terra che da mare, iniziò a pensare alla possibilità di un attacco dall'alto, con truppe sollevate in aria dalla stessa forza che innalzava le scintille del falò. Egli ipotizzava che all'interno del fumo vi fosse una qualche sostanza, un gas speciale, dotato di una speciale proprietà che definì lievità. Insomma, lui mise costruì un contenitore, mise della carta sotto il contenitore, creò un falò di carta e gli diede fuoco, e vide che la scatola saliva un po', e da questa idea del sollevamento prese l'idea per creare a livello ingegneristico un contenitore che fu fatto a forma di cerchio, come un pallone, che si potesse accendere dal basso con un gas e far volare in alto. Quindi nacque il pallone aerostatico, e fu il volo con l'equipaggio umano fu fatto il 29 novembre 1783 con il marchese Darlans, che realizzò il primo volo libero umano su un aerostato intitolato alla regina Maria Antonietta. E poi bisogna dire che questo è il periodo del Settecento in Francia, era il periodo dopo la Rivoluzione Francese, in cui nacque l'Illuminismo, e quindi c'era una devozione alla scienza. È un periodo che mi piace molto, e soprattutto i fratelli Mongolfier erano massoni, furono membri della loggia dei Neuf-Soeurs, appartenente al Grande Oriente di Francia, nale stregonesco. Ciao da Luigino Buso, ringraziamo Giosin in redazione e Edoardo Buso alla scelta del dischi, alla parte tecnica. Total Music. End or just
Total Music. Total Music.